Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e benvenuti in una nuova serie di Minecraft. Come potete leggere da qui sotto, la serie si tratta di NFTB, che è la Direwolf 20 versione 2. Ovviamente io l'ho modificata, non l'ho lasciata così com'è perché non mi piaceva molto, c'aveva poche cose. Ho aggiunto un po' di cose mie, diciamo, tra virgolette, la... Ho aggiunto la Dynamic, sì, la Dynamic Lights, che è molto carina, la Galactic Craft Core, la Galactic Craft, che è quello che andiamo sulla luna, ragazzi, sulla luna. Poi il backpack, e ho aggiunto il Biome for Plenty, e poi ho aggiunto altre mod, che ho aggiunto, quali sono state, non mi ricordo già più. La Fossil Archaeology, così abbiamo i dinosauri che girano per il mondo, bellissimo. E poi ho aggiunto anche un'altra mod, se non erro. Se non erro, o erro, non me lo ricordo più. Vabbè, la ID Resolver che mi è servita tantissimo perché quelle le mod insieme facevano un po' di cagnara, come si dice a Roma. Facevano un po' di casino, allora ho aggiunto quella e mi ha aiutato molto. Intanto io comincio. Abilitiamo questo. Chiamiamo il nostro mondo, mondo brutto. Io tutto brutto, c'ho tutto brutto qua. Ok, cominciamo. Questa è una nuova serie. Ovviamente ci ho perso un po' di tempo per capire le funzionalità, per aggiornare le mappe, i mod. Aggiornare le mod, eccetera, eccetera. Ok, quando spawnate, spawnate non si sa dove, ovviamente, come tutti i Minecraft, e vi dà questo libro in mano. Questo libro è una mod che poi faremo e vi spiega come costruire, diciamo, dei picconi o delle cose molto belle, speciali, soprattutto questa fornace che è spettacolare, io poi ve la farò vedere. Ok, cominciamo innanzitutto come tutti i Minecraft del mondo. Del mondo a prendere legna. La legna è importante. Faremo anche la power armor, l'armatura di power che non mi ricordo. Si chiama power? Sì, si chiama power. Ok, faremo anche quella. Faremo la mod della Towncraft, che è quella della magia. Faremo quella della Industrial Craft, questa qua. Poi, per chi non lo sa, se vi ricordate il nome di una mod, ma non vi ricordate gli item precisi, potete scriverla direttamente con la chiocciola. Se usate la chiocciola e scrivete il nome della mod, vi dà tutti gli item di quella mod. Ok, questo l'ho visto da Luke, una cosa da Luke 4316. Questa è la mod della Fossil. Qua ci sono le varie uova poi da mettere a terra e cresceranno in un giorno di Minecraft. Praticamente una decina di minuti e ti esce fuori il dinosauro. Va dato da mangiare i dinosauri, poi vi farò vedere come si fa e cosa serve per dargli da mangiare. E cominciamo subito. Allora, continuiamo qua a fare. Facciamo una crafting table subito subito. Così. Pom pom pom. Io però vorrei cercare una pianura un po' più bella. Dove costruire. Anche perché cascano le meteore. Perché ovviamente con la meteor mod. Cascano le meteore. Ah, ci sono le api. Cascano le meteore. E io le meteore vorrei evitarle. Dato che... un sapling. Vorrei evitarle, dato che fanno abbastanza male quando cadono. Non sono leggere. Ma che è tutto uguale? Ah, questo è quello della rubber. Questo è della rubber. Allora, io farei un'altra cosa invece. Fermi tutti. Waypoint. Waypoint, scriverei foresta. Bene. 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 Mi sono dimenticato di mettere il timer del cacchio. Sì, 3 minuti, ma che 3 minuti? Ok, scusate, sto mettendo il timer, altrimenti qua viene un video da 75 milioni di minuti e non riesco a poi a renderizzarlo, a farlo. Cos'ha in testa questo maiale?
Eh sì, ci sono le mod dei cappelli. E questo maialino ha un cappello in testa. Vieni qui che devi morire e mi devi dare quel cappello. Voglio quel cappello. Lo voglio subito. Ok. La H. Ok, abbiamo un cappello in testa molto figo. Oddio, non so se è figo, ma vediamo subito. Com'era? F. No, ho sbagliato. Oh, no, eccolo qua. Bello, questo cappello è bello. In testa ho un omino. Che c'è in testa questo? Cos'è quella roba? Muori? Muori! Ah, poi ho aggiunto, come potete vedere in alto a sinistra, dov'è il maiale? Così lo punto e vi faccio vedere. Eccolo là, in alto a sinistra, praticamente è una mod che non mi ricordo come si chiama. Poi vi metterò tutti i link in descrizione se ci riesco. E dai! Muori! Maledetto di un maiale. Sporco maiale! Ok. Già 16 maiale, già è zozzo. Ok, continuiamo a... Basta queste stronzate. Continuiamo, andiamo a cercare una pianura. Ma non c'è una pianura. Come si apriva la mappa? Così. Non mi si apre la mappa. Che cacchio? Ok. Mi era caduta la cenere della sigaretta. Ok. Corri, per favore. Ah. Per favore, non te lo chiedo per favore. Ma là c'è l'acqua. Non è che mi puoi trovare un posto... Eccolo, forse l'ho trovato. Montagne. Montagne qui, montagne lì. Ok, mettiamo a terra questa, perché mi serve subito da fare un po' di coal. Subito, subito. Bra. Bravo. Sbra, a Roma si dice sbra. Facciamo anche questo, va, così almeno... Olè. Ok. Tu vieni via con me, grazie. Ok, prendiamo... Quello è clay? No, è sand. Prendiamo questo, poi prendiamo 8 pezzi di cobblestone. Cosa c'è là? Ah, vuoto. Così facciamo la fornace subito, subito. Cuciniamo questi pezzi di maiale, questi pezzi di porco. Ah, le nuvole sono quelle... Ah, eccolo, questo qui è uno... No, diciamo, prima parliamo delle nuvole. Le nuvole si possono prendere, sono quelle che si distruggono e si prendono. Poi quando abbiamo l'armor, la power, che possiamo volare come se abbiamo una creative, vi farò vedere. E questi qui sono quelli della fossil. Praticamente ogni volta che noi... col piccone di ferro ovviamente lo dobbiamo buttare giù. Ogni volta che noi buttiamo giù uno di quelli ci droppa una cosa, uno di questi qui che ora vi faccio vedere se riesco a trovarli. Eccoli qua, uno di questi tre oppure questi qua, o que un po' di roba di questa mod qua. Con questi, il biofossil, poi vi faccio vedere cosa... Ah, facciamo vediamo se ci dà... Oddio, si è bloccato. Ah, eccolo qua. Ok, possiamo fare l'analyzer che ci serve. L'analyzer ci serve per analizzare questi qui e trovare eventuali uova. Quelle sono importanti. Se troviamo le uova... porca miseria, sono caduto. 9, 10. Ok, possiamo farci... Ah, innanzitutto facciamone di più. 8, 9, 10, sono 2, 11, 12. Ok, perfetto. Ce l'ho qui. Dove cacchio vado? Chi era? Ah, un maiale. Mettiamola là. E facciamoci innanzitutto un piccone. Poi una bella fornace che poggiamo per ora qua. Mettiamo subito subito a cuocere queste bistecche, se no muoio. Poi facciamo le torce. Ora vi faccio vedere la light, quella mod della light che è spettacolare. Praticamente quando ci avete una torcia in mano vi illumina la zona dove state. È fighissimo. Così almeno se vai in una zona, se c'è una torcia sola e vai in una zona molto scura, non ci sono problemi di luce. Dai, dai, su, su, su. Forse ho trovato anche la pianura dove costruire. Ovviamente costruiremo un po' sottoterra, perché ci sono, c'è la mod delle meteore e cadono meteore veramente, e quelle fanno un gran cacchio di botto. Io per ora ancora non l'ho sentite, non l'ho viste, però poi faremo degli indicatori che ci indicheranno dove sono cadute le meteore e dove sono andate a finire. Ok, ne ho presi 16 pezzi. Prendiamo queste e mangiamo perché stiamo per morire di fame. Ok.
Facciamo così, facciamo colì, facciamo tanti e parampanti. Ok. Due cobblestone, il piccone lo mettiamo qua. Facciamoci una spada da dove abbiamo due cobblestone. Dove cacchio lo vado a mettere questo? Ok, una spada intanto per... Tanto per... Muori. Mi serve la tua carne, muori. Allora, io direi che la notte la posso passare qua. Mi sto raffreddando. Che brutto, marca miseria. Allora, quello mo lo prendiamo con quello di... Cos'è quello? Il Monazer, Monazit. Ok. Non so a cosa serva, poi lo scopriamo. Io non sono molto esperto di Minecraft, ragazzi, perciò imparerò e farò cose molto con calma, insomma, per vedere come funzionano le mod. Andiamo qua, andiamo su, andiamo giù. 15 pezzi. Bene, ha cotto l'altre. Ha cotto l'altre. No, di più, prendiamone di più. Dobbiamo costruirci una casa. Innanzitutto andiamo a cercare pecore. Ci serve la lana per fare il letto. Ci serve il letto. Andiamo da Mondo Convenienza. Andiamo a... no, scherzo. Andiamo a cercare le pecore. Questo adesso lo possiamo buttare giù. Grazie. Morto gentile, grazie. Questo non so con quello di ferro. Porca miseria. Ok, dove potrebbe essere una pianura? Allora, mettiamo il waypoint qua. Sto dicendo troppe volte allora. Non mi piace. Casa provvisoria. Off, grazie. E cammina. Ok. Sta passando una moto. Spero che non la sentiate perché... Ah, fiori. Sì, i fiori sono importanti perché dobbiamo fare la cosa. Cosa c'ha in testa questo? Cosa c'ha in testa? Un Ender Chest. La voglio. Voglio l'Ender Chest in testa. Ender Chest. Voglio un Ender Chest in testa. Ho un Ender Chest in testa. Ok. Lì c'è un'altra foresta. Che cocomeri. Dove sta la pianura da queste parti? Un dungeon! Però quello spawna qui cose che te fanno brutto. Pecore! Aia! Aia! E cammina, voglio delle pecore. Corri che voglio delle pecore. Pecora. Uno, due, tre. Letto, letto, sbrighiamoci a farci il letto. Perché stiamo per andare a dormire. Allora, letto, letto si fa così. Letto, letto, letto. Innanzitutto piazza. Oh, vedete? Puk, tac, puk e tac. Ok, piazza, basta. Piazziamo delle torce. Ho dormito. Porca miseria. Vabbè, mo' piazzo delle torce. Piazziamo delle torce. Così non spawna merda. Creeper e nient'altro. Ok, questi li mettiamo a cuocere. Puk. Poi. Dove era andato? Dove ero andato io? Di qua. Quindi se di là c'è tutta quella roba lì, io andrei di là. Porca miseria. Ma una pianura non me la puoi dare? Ti fa male se mi dai una pianura? Una pianura, mi basta una cosa piatta. Cos'è qua? Ah, vaffanculo, io pensavo che c'era il coso. Ah, fiori. Fiori, fiori, fiorellini. Dai, che ci serve per fare la twilight. La twilight forest. Camina, grazie. Questo è gravel iron. Questa solo capa la potremmo buttare giù. Mazza quanta roba qua. No, a me mi serve una zona dove andare a costruire. Cacchio, bubolo. Una zona piatta. Api. Che api sono? La Madame Save. Vabbè. Le api non le so fare, ad esempio. Poi, quando imparo, piano piano che imparo, che mi autoinsegno. Auto in... Sì, porca. Ah, Pino insegno, aia. No, mi serve una pianura però, Santa Lucia incoronata. Ok,
Vabbè, la pianura poi la cerco io, dai. Ci c'è il culo. Altra foresta. Ma una pianura non c'è. Lupi. Lupo, lupo. Che abbaia poi. Che non fa u. Ma abbaia. Oddio. I miei simili. Ok, legno. Se avete notato, infatti, sulla mia pagina YouTube ho messo i lupi. Perché? Perché mi piacciono i lupi. Ce l'ho tatuato anche su una spalla. Dai, su. Una pianura, cacchio, bono. Dio bono. Allora, innanzitutto morite tutti qui, che ci serve anche il nero di questi cosi qua. Droppaci il nero, grazie. Sto per morire io. Ok. E sali se non muori. Oh, quanta roba qui. Quanta roba. Che esploso un cri. Devo chiudere l'acqua. Devo chiudere l'acqua. Dai, porca miseria. Una diga. Creo una diga. Bello. Sì. Dai, scendi, scendi. Scendi, acqua di merda. Oddio, quanto è grossa. Bella, bella. Questa è perfetta. 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 Abbiamo trovato una cavernila. Una sbarnellila. E c'è l'altra acqua qua. Ambe, stai scendendo. Ambe. Però devo chiudere questa. Devo chiudere la lava. Perché è brutta. Devo anche mangiare. Porca miseria, ladra. Ok, chiusa. E la lava l'abbiamo chiusa. Mangiamo. Mangia. Ho detto mangiamo. Mi sta a far via i torci. Leviamo questi che erano i miei. Grazie, grazie. Molto gentile. Molto gentile. Ok. Ah, qua c'è l'altra acqua. Puk! Che figata. Quello cos'è? Tin. Questo? Tin. Quello? Monizard. Ok, qua. Qua. Cos'è quello? Ah, un cacchio bubbolo lì. Chiudiamo quest'acqua. Grazie. Ok, una volta chiusa anche questa, possiamo riprenderci una torcia, grazie. E mettiamo un po' di torce qui e lì. Ferro. Amico ferro. C'è un coso brutto. Quello cos'è? Tin. Oh, porca miseria! Io devo mettere waypoint, smettila! Grazie. Allora, waypoint off. Caverna. Don. Don 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 don. Ok. Allora, prendiamoci questo. Questo. Grazie. Questa. Ah, questa l'ha creata quando abbiamo fatto il tapo tapo tipo tapo. Non abbiamo chiuso l'acqua. Ferro, ferro. Ah, è suonata. Ok. Sì, ora la spengo. Ora la spengo, ho detto. Ecco, cocchio. Ok, ragazzi. Io scaverei un po' da solo, però voglio farvi vedere proprio tutto, perché io non so proprio un tubo di Minecraft. Perciò faccio solo la serie del pirata, perché è facile, nel senso che ci sono due mod contate. Anche quelle le ho messe io. Ho fatto tutto io. Però questo non lo so, questo è un po' più difficile, un po'. Ah! Tacci de Pippo de sto coso brutto. Muori! Ah, si sta autoammazzando! Coglione! Ciao, muori, ciao! Ciao, muori, ciao! Le torce! No, ho finito le torce! Che cacchio ste torce? Ve piasse in torcio? No! Fatto una cosa che non dovevo fare. Ho buttato via il coal, porca miseria. Oddio, quanta roba! Allora, vediamo cos'è questo. Il Concentra Essence Berry. Questo mi pare che se tu ci metti. Eccolo qua, ci dà esperienza questo. Bene, bene, questa è esperienza ottima. Soprattutto per la cosa di magia.
È ottima l'esperienza, così. Ferro, altro ferro. Ok, ragazzi, io sono qui, stiamo 2 giorni. Vi saluto. Ci mettiamo qua nell'angolino dove c'è la torcia. Vi saluto, come sempre, io sono NDD. Un commentino, un like. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.